niente perché Roma è città sicura? Del cinema, basta buttante a Pedro Rosso. A voglia, lo saprà quello che dico. Sembrano, ma guarda, però, lui è... Ecco, questo... Oddio, 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 l'avevo detto! Oddio, lui, Luca! 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 Ma non gli fa paura. Ma sentito, ma sentito, che carino! Che carino, allora Luca Barbarossa! Luca Barbarossa. Perché poi... La mano! Ma sentite come ha detto bello forte, perché sì. Lui adesso è interprete e attore, perché sto film... Sicura? Sto film qua, questo film, che è uscito da tutte le sale, e c'è lui che fa l'attore, bravissimo, io l'ho visto, no, bravo! Non faccio, sono andato a vedere il film, non faccio. Hai sentito come parla in dizione? Fa sono, quanto vai, quanto sei forte! Allora senti, parlaci di questa tua esperienza come attore. Parliamo dopo. Senta, Luca! Senti, te do 50 euro, dai. Allora, dai. Lui un po' come Gianni Morandi negli anni 60 è interpretatore di questa commedia divertentissima dove lui però è drammatico, eh? 50 euro? Beh sì, un ruolo molto intenso, ci ho lavorato molto. Senti, ma lei c'è una curiosità, ma Gianni Morandi, sì. Ma com'è dal vivo? Non lo so, ma io l'ho c'entra? Sempre visto in playback. Senti, una scusa, Ciao, ma manda una maleducata. Allora, c'è un attimo, devo... No, ti dite una cosa. Allora, senti, vabbè, allora fammi pulire qui. Allora, ti volevo dire, no? Tu che comunque, insomma, alla fine sei un cantante. Ma come? Perché alla fine? Che so, hai pure recitato, mamma mia, tra l'altro io qua sto a tasso, mi sto proprio approfittando, quanto sei forte, bravo, mamma mia, c'è un fisico questo, ma insomma, poi quasi... Fate domande? Fate cosa? Domande? Sì, sì, le domande, che poi tu, insomma, mo, 2 anni ce l'hai pure te, Ma non lo mettere in imbarazzo, fai delle domande sul cinema. Ma che io ho detto che è vivo, mica io ho detto che c'hai 2 anni, pure io ho 2 anni, sei vivo, ognuno c'ha l'anni. Comunque ti volevo dire, no? Una domanda che mi sono sempre domandata. Sì. Ma tua madre poi alla fine ha portato a ballare. sul cinema. Ti prego Luca, aspetta un attimo, senti, io poi c'ho nelle orecchie da parecchio, a parte sto coso qua, vedi che noi siamo tutti collegati. Allora, pure una canzone che mi piacerebbe tanto risentire, quella che fa rock and roll, quella dei Scialpi, ce la canti, dai. Ma se è di Scialpi, non può essere mia, giustamente. Vabbè, ma voi vedete tutti. Devi capire pure tu. Ma voi cantanti vi vedete tutti, state sempre insieme. Ammazza, le partite di calcio che fate tu, ma pure parte da nazionale attori cantanti. Tu che te senti, più attore o più cantante quando giochi a pallone? Innanzitutto la nazionale cantante. Oh, questo... Non toccare Silvia. C'ha pure il tartarugato sotto sta camicia strisciata, c'ha la tartaruga, ti ho detto tutto. Io qua stasera mi so, e questo non me la lasciamo perdere. Allora calma. Ti volevo chiedere, qual è la tua canzone preferita? Yesterday. E di chi è? La mia. Tu l'hai scritta? Sì. Ammazza, e come fa? Yeah. Ma che ti dicono? Mi dici una cosa? Ma una domanda sul cinema, Silvia. Senti, una domanda dicono, sul ma... cinema. Sì. Dico, ma quando ti riconoscono, che ti dicono? Se te fossi, no? Quando mi riconoscono, ciao. Che mi dicono? Un autografo? Ma te danno un bacio in bocca subito? No. Senti, Luca, il tuo ultimo singolo è Aspettando il 2000. No, aspettavamo. Aspettavamo. E chi eravate? Sì, ma chi eravate? No, devi dire, hai sbagliato pure quello. C'ho la gomma che mi ciuppica. Ma lei chi? Allora, senti, voi che aspettavate? Chi eravate? Almeno dice questo. Chi eravamo? Che aspettavate? Beh, in tanti aspettavamo il 2000. Vabbè, mo stiamo al 2007, che volemo fare, Lu? Aspettiamo il 3000. Il 3000? E nel frattempo quali sono i tuoi prossimi impegni? A parte andare a palestra, perché qua... Andare a mangiare la pizza, perché dopo il cinema c'è sempre la pizza. Ah, tanto sfogni di carboidrato? Sì. Ammazza, non si direbbe, che bravo! Ciao, Lu! Ho fatto a fare a Carpenter! E chiamami quando vuoi uscire con te un amico tuo! Sì, penso che siamo a posto così questa sera. Ma tu devi vedere sto film, quanto è bravo! Sì, immaginiamo. Un saluto, Silvia, alla prossima! Ciao! Ciao, grazie! Ciao.